Buonasera, buonasera a tutti. Ok, buonasera. Eccoci qui, finalmente, sono riuscito a portare qualcuno in live, finalmente. Dopo tanto tempo che, diciamo, gironzolavo alla ricerca di qualcuno da poter invitare per fare qualche cosa di divertente, perché oggi andremo a fare una cosa abbastanza interessante, e anzi devo vedere se, perché ogni tanto c'è l'app qui che si bugga e quindi devo riavviare la chat. Ok, adesso dovrebbe essere andato, perfetto. Si spera. Ok, vabbè, la controlliamo subito dopo, perché per chi, diciamo, non conosce quello che andiamo a fare questa sera, semplicemente andiamo a conversare con delle ragazze sconosciute che troviamo in giro per quest'app. Come si chiama l'app? Si chiama Connect to Me ed è una, diciamo, un'applicazione dove qualsiasi persona tu contatti è in forma anonima, quindi loro non sanno chi tu sei. Chi sta Però scrivendo? io so chi è, perché comunque se vado, c'è un pulsante dove vado a trovare gente random. Però per sapere a quella persona chi sono io, c'è il link nel mio profilo che posso condividere tramite appunto la chat, e loro poi possono entrare in questo link e sapere chi sono io. Però molte volte succede che utilizzano link di altri account, tipo trovano una ragazza, prendono quel link e si spacciano per loro. Ma io non faccio questo, semplicemente mi sono cambiato nome, non mi chiamo con il mio nome reale, ma mi chiamo Carlo Vacca. Un nome da Sì, garanzia. è un nome abbastanza originale, sì. Diciamo che era alla ricerca di un nome particolare, sono andato un po' su Google, ho trovato questa lista di nomi, ho preso il primo che mi interessava perché altri erano abbastanza sgamabili, fin troppo sgamabili. Quindi ho deciso di scegliere questo nome un po', diciamo, un po' più sobrio rispetto agli altri. Almeno tu non è che ti presenti, sono Davis, e lì si può sgamare subito Sì, il così nome fake. è Invece così dici piacere facile. Carlo e nessuno sa che tu sei un fake. Sempre se non analizzano bene le foto, ma sono in pochi che analizzano le foto, visto che appunto la maggior parte delle volte rispondono in maniera anonima. Cioè posso essere pure, che ne so, un anziano, nel frattempo loro scrivono tranquillamente. Capito. La cosa mi fa piacere. Solo che in questa app sono rimasto un po' deluso per il fatto che la maggior parte sono minorenni, ho 18-19 anni, e lì devo stare un po' attento. Mi dissocio. No, anche io mi dissocio, però diciamo non faccio niente di che, se no non sarei stato ancora qui. Capito. Giustamente, Mi sembra giusto. sarei stato bannato prima di tutto. Quindi facciamo delle cose sobrie, sobrie. A Sì, tranquillo. proposito, in queste 2 settimane è uscito i primi 2 episodi che ho fatto di questa serie sul secondo canale YouTube, perché io volevo andarla a riguardare, visto che Twitch non è che fa durare all'infinito i VOD, e giustamente le cose un po' più decenti me le devo salvare. E mi sembra abbastanza ovvio. E quindi, questo è più o meno il format. Alcuni più o meno sanno cos'è, per chi è giustamente ha visto. Salve Cervo, come la va, signor Cervo? Salve Cervo. Mi fa piacere che tu sia qui. Anzi, ringrazio molti di quel gruppo, perché è grazie a loro che si è recuperato una sub. Ma guarda che c'è il metodo per tenerla all'infinito su Twitch, le live. Non sapevo questa roba. O ce l'hanno, se non so se ce l'hanno anche gli affiliati questa cosa, perché io sapevo che duravano tot, c'aveva una scadenza i VOD, e poi venivano cancellati. No, Eh sì. no, forse ho capito che sistema intende, il sistema di metterli in evidenza. Però Sì, devi giustamente, fare. sì, lo so, però giustamente su Twitch chi se li guarda i VOD? Cioè su YouTube è una possibilità un pochino maggiore. Infatti, infatti. Sì, però
Quindi mi conviene, visto che ce l'ho il secondo canale, non è che ce l'ho Capito, soltanto per capito, abbellimento, e mi sembra più che ovvio. Non ho ben capito come. No, semplicemente, se è quello che ho capito io, bastando che vai sul VOD, diciamo, quando vai nel video producer, e nei tre puntini c'è scritto tipo metti in evidenza, e tu selezioni la parte da mettere in evidenza. Se vuoi mettere il VOD completo, puoi metterlo completo. Però sì, giustamente... poi se c'è la parte che devi mettere in evidenza. Eh sì, che è capitato alcune volte di usarlo quando tipo dovevo rimuovere dei pezzi del live che non volevo, diciamo che non c'entravano niente con l'argomento della live principale. L'ho Capito. utilizzato, sì, durano all'infinito, però comunque non se li guarda nessuno i video messi in evidenza. Il tuo amico ha l'eco, può essere, non so se è il mio microfono che fa da eco perché c'è un microfono dalle cuffie Io ho le cinesi cuffie, praticamente. io ho queste le cuffie e poi il microfono questo. Io non lo sento, quindi può essere che potrebbe fare il mio microfono da eco, ma è successo più di una volta, quindi è probabile. Perché sto microfono è talmente forte che non lo so. Tra poco prende a momenti le persone che parlano fuori casa. Cioè, Si sente tutto. ringrazio Lunar Was Here per il follow. Grazie, Beh, Luna. questo nickname mi piace, questo nickname mi piace. Un nickname abbastanza innovativo rispetto ai classici nickname troll che si trovano su Twitch. E lo dico con tutta sincerità, ho letto di peggio. Sì, anch'io, tutti i bot. Non solo, ma anche gente che veniva semplicemente a scrivere le cazzatine in chat. Va bene, Cervo, ci vediamo dopo se ci sei. Ciao, Cervo. Grande Cervo, grande. Aspetta, no, stavo controllando se il signor Cervo aveva fatto qualcosa precedentemente su questo canale perché mi ricordavo. Ah no, mi sono confuso con un altro allora. No, perché mi ricordavo mi avesse donato dei bit precedentemente. Ecco che il mio mouse si bug. Ok. Comunque, prima di iniziare a fare, diciamo, il nostro format, la mia solita live, perché il sabato. Voglio farlo ritornare il sabato chill, quindi non volevo portarvi, anche se ci ho salvato un po' di news del giorno, però possiamo parlarne lunedì di queste robe perché sono sempre, come posso dire, attinenti, soprattutto alcune news importanti, sia per quanto riguarda Twitch che per quanto riguarda altre piattaforme legate a Twitch, cioè non legate a Twitch, legate a content creator di Twitch, soprattutto ragazze. E non dico niente, quindi per questo ne parleremo lunedì. Dicevo, prima di iniziare, vi ricordo che si può supportare il canale con le sub, col Prime. Ricordo che le sub costano 3,99. E più che Amazon Prime sono gratuite. Ecco, questo è importantissimo. E in più ci sono i bits e le donazioni. Non credo siate ciechi, c'è scritto tutto nell'info. Oppure c'è il bot che ogni tanto spamma i link per le donazioni. Oggi sono i comandi. In caso qualcuno si dimentica come associare il proprio Prime a Twitch, c'ho tutto a portata di mano. E a proposito, il primo in classifica per i bit a 312 bit. Vediamo se c'è qualcuno che riesce a superare questi 312 bit. È il primo in classifica. E c'è qualcuno che ci sta arrivando. Piano No, piano. sì, c'è qualcuno che si avvicina, gli mancano soltanto 12 bit, in poche parole. Ma tempo al tempo, sono sicuro che se si mette di impegno questa persona lo supera. È la grande pure. Allora, ecco, qui è sempre difficile condividere lo schermo. E invece no, perfetto, perfetto. Ecco, queste sono le chat di cui ho iniziato. E vediamo un po' cosa dovevo rispondere. Vediamo qui. No, vabbè. C'era questa chat. Aspetta, qua c'è un troll in questo profilo.
si chiama Francesca, nella bio non dice un cacchio, poi mi risponde e dice piacere Roberta. È un fake. Sicuro, 100%. Il problema è come le rispondiamo? Ma non ti chiamavi Francesca? Perfetto. Hai due nomi. Giustamente. Ah, poi c'era questa ragazza. Vabbè, iniziamo tutto. Lei nella bio c'aveva scritto: hai postato cringe. E questa cosa mi ha talmente colpito, ho detto, andiamo subito a scriverle. Bubba Liffo, grazie per la sub, signor Bubba. Grande, grande Grazie Bumba. mille, bro. Grazie mille. Ah no, non è Bubba. È stato Gabri che ha regalato la sub a Bubba. Ah, Sei un no. pazzo, Gabri. Ha fatto i sordi, Gabri. Ha fatto i sordi, Gabri. Svoltato. Il secondo account di Twitch è servito allora. Hai fatto i sordi, grande. Grande. Come va? Sempre se ci sei. No, perché alcune volte quando regali la sub, il bot, invece di dire tizio ha regalato la sub, esce direttamente che il canale a cui è donato la sub si è sabbato e quindi ho letto il messaggio e pensavo che si fosse sabbato, però ho detto andiamo a controllare meglio. E meno male che Twitch mi ha ricordato. Vabbè, torniamo a noi. Questa ragazza mi ha scritto nell'avvio hai postato cringe, che mi ha ricordato tantissimo un memino che non mi ricordo chi lo diceva su Twitch, sia su Twitch che su YouTube c'era un tizio che diceva sta frase. E l'ho scritto, piacere Carlo, il cringe e il trash sono la mia passione. E questo è verissimo. Lo dico sicuro al 100% che è la pura verità, perché io amo sia il trash, cioè più il trash che il cringe. E lei ha scritto, buon per te. Sono stato colpito. Ah, invece scrive colpito, ho scritto, sono stato colpi. Io quando scrivo veloce salto pure le lettere nel frattempo. Perfetto. Sono stato colpito dal tuo avvio. È un avvio senza senso. Non puoi dire di essere stato colpito da una bella del genere. E invece sì, pensavi che non colpisse nessuno. E Invece ha colpito me. invece ti sbagli. Oh, buonasera Andre, benvenuto, anzi bentornato. Come va? Come va? Allora, vediamo se nel frattempo. Allora, c'avevo altre chat che speravo rispondessero, ritornassero attivi come qualche settimana fa. In realtà, l'ultimo messaggio non mi hanno più risposto. Perfetto. Nel frattempo, ho scritto a migliaia e migliaia, cioè migliaia, oddio, è un parolone, ad altre ragazze. Nel frattempo, perché sennò avrei avuto zero content, ma sono sicuro che a breve qualcuno risponde. Allora, vediamo qui. Facciamo un po', vediamo un po' che profili, che account ci sono Quindi tu cerchi interessanti. nomi a caso. Sì, qua praticamente fai una ricerca random a caso. Però se voglio cercare solamente ragazze, devo pagare un abbonamento. Io non c'ho manco una lira, quindi ci becchiamo anche i ragazzi. Oh, c'è questa mi interessa. Anche se quel 03 non mi attira molto. Vuoi sapere la verità? Ho paura del futuro, ho paura di quello che mi succederà, ho paura di rimanere di nuovo da sola, ho paura di amare di nuovo. Vorrei scrivergli tipo una cosa riguardante il futuro, ma non vorrei spaventarla, sta qua. No, Nostradamus. volevo scrivere tipo una cosa del tipo. Si dice che alla fine del 2021 il mondo finirà. Ma già che ha scritto ho paura del futuro, questo ho paura che. Già questo è pessimista, poi se scrivi così. Ma io cercherò di far vedere il lato positivo di questa ragazza, se mi risponde. Ciao. Piacere Carlo. E vivo la vita un quarto alla volta. Un quarto di milione alla volta.
un quarto di miglia alla volta. E come diceva sempre un ragazzo, viva la vita! Citando uno youtuber che l'ha preso proprio come filosofia questa frase. Vediamo se colpisco. Se mi risponde, voglio un premio dalla chat. Bugia, tanto lo so che non c'è manco una lira, sti qua. Sto Perché? scherzando, sto scherzando. No, vabbè, già che mi ha scritto nella bio, beauty promoter, Ivestro scema, io ti dico, ma vai via, S promoter sulla chat si chiama anonima, ma vai Bones. via. Cioè, Si chiama Bones. poi cerco una relazione seria, non cerchi una chat anonima, buon per te, poi se ti trovi fregata non è colpa mia. Cioè, ti ricordo che va in giro una persona del nome Carlo Vacca, quindi. Però, visto che è online... Un semplice ciao, vediamo se risponde almeno quello. Sperando che non sia fake, però secondo me la maggior parte dei profili a cui ho scritto sono quasi tutti fake, secondo me. Allora. Oddio, vediamo questa. Leggete sto cazzo di bio che è gratis, mandatemi il link. Vabbè, giustamente, perché sennò non si sa con chi scrivi. Mi chiamo Giorgia. Ah, pensavo scriveva sono una donna. Se rispondo bene, è nenne con Satana affinaco. Ma che lingua ha parlato? La lingua degli dei? Con Nell'angolo Satana più grosso. affinaco? È un miracolo del secondo Natale. Amo Favij, singola Mamma vita. mia. 18 anni anche se non No, le ti prego. dimostro. Otaku, bisex. Ok, ciao. Già che ho letto bisex, ho letto troppo. Ah, mi ha risposto colei che speravo non mi rispondesse. Piacere, Carlo. Vediamo se c'è qualche altra cosa nella bio. Cosa potrei mettere? Ecco, proprio quella dicevo, Andre, proprio quella. In cerca della persona giusta. Pensa che una volta su questa applicazione, fingendomi una ragazza, ho fatto venire un ragazzo ad aspettarmi in una stazione dove io non ci sarei mai andato. Che matto. Ma questo si parla forse di... Sarà stato l'anno scorso, 2 anni fa. Per tutto questo abbiamo i video, è tutto, abbiamo le prove, ci sono le prove. Nel frattempo che risponde, vediamo altri account, tipo questa, che cacchio gli devo scrivere a una che mi scrive nella bio bandiera italiana e bandiera russa, che gli devo scrivere? Ok. Cioè, ad alcune non li scrivo nemmeno perché non so nemmeno che scriverle. Sinceramente, ma mettete una bio come si deve. Oppure questa qua bella, mandatemi il link o una foto. Non mi piace non sapere chi c'è dietro lo schermo. Subitissimo. Ciao. Sono Carlo. Un ragazzo semplice. E credo di aver detto tutto. Tutto niente. Adesso sai chi c'è dietro lo schermo. Giustamente ha preso per il culo. E adesso sai chi c'è dietro lo schermo. Ti ho detto già tutto. Ah, ha risposto. Chi ha risposto? Quanti anni hai? Perfetto. Perfetto. Ho 25 Quanti anni. me ne dai? No, e lei non può vedere, giustamente. C'è Ma si fa scritto uno scherzo. anonimo. Se no avrebbe detto, beh, e io che cacchio ne so, cioè che età puoi dare a un profilo dove vedi l'omino bianco? Cioè, ho 25 anni. Te? Vediamo un po', non vorrei che poi chiamano i carabinieri qua. Come 119? No, come 100? Ah, lo dicevo, questa c'ha 119 anni.
O pensavo tipo chiama qualcuno, non lo so, è un numero d'emergenza. Sono. 118? No, più che so. Oh, ciao Luna, come va? Come va? Non ti vedo da tanto in chat. Allora, vivo vicino Milano. In realtà non è vero. È soltanto per questo profilo. Che poi dalla foto è abbastanza reale. Cioè, ho preso l'immagine più reale possibile, anche se mi sembra tipo un truzzo degli anni 2010, ma dettagli, vediamo se almeno risponde. Però vedo che già che avevo scritto cerco la persona giusta, questa mi sta rispondendo più veloce della luce. E ciò fa capire che ho colpito. È un'altra cosa che ho sempre detto quando ho iniziato a fare questo format, bisogna leccare il culo alle ragazze. Qualsiasi cosa scrive, bellissimo. Ha risposto? Perfetto. Te di dove sei? Sperando che. Non si attivava la. Se non si attiva questa tastiera, non posso mettere i simboli della tastiera qui. Perché se no si sballa tutto. Ok. Non molto bene, ho fatto il piercing da poco. Che sti Lei cazzi? me l'ha detto. Dove precisamente? No, perché quando si parla di piercing e fa male, secondo me è una Un posizione po' particolare. probabile. E come va? Come sempre, anche se sto vedendo che finalmente si sta ritornando piano piano a quel periodo dove c'è tanta gente su Twitch. E questo mi piace. E questo mi piace, però vedo che alcuni sono persi un Medusa. In che senso Medusa? Quale fuso? Vabbè, C'era una vabbè. canzone. Oh, di Brescia. Allora, Brescia, quindi. Ma non credo siamo lontanissimi. Perfetto. Perfetto. Cosa fai nella vita? Visto che ha detto che ha 19 anni, non credo mi risponde studio intelligentemente, anche se. Ah, quindi quel 02 non vuol dire che è del 2002. Ah, no, sì. No, Sì, vuol dire che è il stavo facendo dei calcoli perché ero rimasto, forse a qualche anno fa, sono rimasto con l'età. 19,2 fa 21, quindi Sì. 2021. Ah, tre naso e labbro. Minchia. Madonna. Meglio che non ci penso al dolore, allora. Qua. A me dispiace che altre ragazze non rispondono. Perché ad alcune erano uscite delle belle chat. Con alcune. Vabbè, arriverà il momento giusto. Che ho detto io che rispondeva a studio? Cosa avevo detto io? Ecco, se. Niente, mi sa che abbiamo Cali nella connessione, quindi lo schermo si vede un po' buggato. Perfetto. Ringraziamo la mia connessione internet che mi regala sempre gioie. In questo momento si dovrebbe. Perfetto, perfetto. Allora, ha scritto studio. Cosa Cosa studi? studi? Cosa studi? Beh, giustamente, anche se alcune volte mi hanno detto di non fare troppe domande, perché poteva essere visto non molto positivo. Però, giustamente, che gli devi chiedere a una ragazza? Cioè, giustamente, se uno ti dice studi, non è che tu gli puoi rispondere dicendo tutt'altro. Sì, Non fa di essere. male, ma il labbro gonfio. Ho capito allora, ho capito. Estetica. Allora, figo. Cazzo. Interessante. Allora, in futuro. Potresti
essere d'aiuto. Io ho paura della risposta, perché non sembra andata a finire bene con una cosa del genere, perché non si sa mai. In che senso gli risponde? In che senso? Nel senso che se un giorno Mi sta venendo in mente una cosa, mi puoi fare la pedicure? no, quello vabbè, la Calabria, uno mi ha detto che in Calabria fanno pedicure gratis, basta che vai per strada e ne vedi di tutti i colori, quindi non c'è bisogno di andare a pagamento. Nel senso che siccome sto cercando di diventare, sì, perfetto come scrivo, influencer, potresti aiutarmi con il trucco per le foto, perché ovviamente anche i modelli hanno bisogno di truccarsi leggermente per le foto, mi sembra più che ovvio. E Beh, quindi, giusto. allora un attimo, arrivo subitissimo, roba di 5 secondi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, intrattengo io. Aspettate un attimo, solo. Ok. Hai già fatto, Massi. No, devo semplicemente chiudere la porta, niente di che. Bene, se l'applicazione non si bugga, se... Ah, ok, oddio. Ti interesserebbe? Però non è detto che non è detto che il mio futuro sarebbe quello. Mo sicuramente l'abbiamo acchiappato questa. È stata una presa facilissima. Una Un preda, avvio che cosa sei, un comunque... leone? Ah, stranamente non mi funziona così nelle chat a me. Di solito o continuano a chattare però, diciamo, in maniera intermittenza, oppure non dura tanto, diciamo, nemmeno al ciao rispondono. Invece, in questi casi, sta funzionando tutto bene. Perfetto, perfetto. Meno male, meno male. Cioè, un avvio del genere che non attirava nessuno, soprattutto già che mi scrivi promoter di Vestroche, io invece ho trovato un altro sistema. Già, quindi boh, chi lo sa? Ma mai dire mai. Mamma mia, mi sta piacendo un casino. Quando funziona bene una cosa mi piace. Cos'altro potremmo dirle? Allora, vediamo prima cosa risponde. Ah, esatto, perfetto. Tanto ormai si diventa famosi anche se si respira. Ed è vero, basta che uno respira in una maniera abbastanza trash, che subito virale ovunque, chiamato anche in TV a dire la minima cavolata possibile. Non è detto. Da quel secondo me la fortuna. E hai ragione. Perché bisogna dare sempre ragione alle ragazze. Questo è una cosa fondamentale. Non sempre, ma in queste occasioni, quando sono stupidate, dai ragione. È un trucchetto che sto vedendo che funziona, funziona. Se non le dai ragione, invece, trovano sempre delle risposte per far sì che la loro tesi è quella giusta. E mi è capitato con una ragazza che era fissato con la lettura, e io dicevo per esempio, ma non tutti hanno quella passione, e lei cercava in tutti i modi di dire, no, è come dico io, basta. Poi l'unica cosa che ha fatto, a un certo punto non mi ha più scritto.
Non mi ha più risposto. Doveva andare così. Doveva andare così. Cos'altro potrei dire? Come mai questa passione per... Oh, che cacchio era? Per all'estetica. Mi sa che oggi metà della live la passiamo con questa, sempre se non tronca subito. Sperando, È successo? eh. Ma non lo so. Si è chiuso l'applicazione. No, sicuramente c'è stato un leggero problema con la condivisione schermo. No, meno male che ce l'ho dal cellulare, così almeno è tutto sicuro. Ah, mi sa che c'è un leggero problema con la connessione del PC. Nessun problema. Nessun problema. Si ritorna, ecco, si ritorna subito. Ormai lo conosco bene il mio PC come funziona. Lo conosco fin troppo bene. Ok, nel frattempo che ci risponde, se ci risponde, sperando che non ha capito i nostri obiettivi, e io su questo ho paura che lei abbia capito i nostri obiettivi, andiamo alla ricerca di altre persone. Dico anche in chat, perché c'è in chat chi vuole suggerire messaggi può farlo tranquillamente. Oh, ah no, questo l'avevo già scritto. Perfetto. Non mi appaiono certi account già visti. Vabbè, già che mi scrivi senza link non rispondo, io non ti clicco nemmeno. Ok, questo è interessante. Allora, vediamo se riesco a vedere la bio. Allora, è questo il tuo modo di vendicarti? No, è il mio modo di vedere le cose. Amante del cinema, delle serie TV, lettrice di libri e fumetti, pratico tiro al piattello. Questa è perfetta, questa è Questo è perfetta. violento, è violento. Violenta ma perfetta. Sperando che non sia fake, perché c'è un volto abbastanza maschile, tipo photoshoppata. Male. Vabbè, tanto. Anche noi siamo fake qui, quindi chi se ne... Ciao. Scrivi a Veronica Bianchi. Ok. Non posso cercare... Se devo cercare la persona, devo vedere se si può fare la ricerca. Non vorrei che sia... Perché per fare la ricerca per solo ragazze era a pagamento, c'era l'abbonamento da fare. Tipo l'account plus. Allora, piacere, Carlo. Sembra Amo... Peppe, adorerei Peppe Blas. Cosa? Cheat. Se ami Peppe, adorerei Peppe Blas. Anzi, Cheat. lì era live in realtà. Vabbè, Vabbè, però l'ho modificato un po', quindi. chi ha capito la cheat l'ha capita. Qualcuno già l'ha capita, secondo me. Sì, Anche Monello. io adoro il cinema. Allora, adoro il cinema e tutto ciò che c'è attorno, come il mondo della creatività. Così tiriamo subito in ballo poi la storia dell'influencer, che poi da influencer passa a streamer di Twitch perché vuole provare con i giochi, fare il cretino col joystick della Play 5, perché dobbiamo... Se devo riuscire a flexare questa Play 5 inesistente ad una di queste chat, perché non ci sono mai riuscito, allora vediamo se riesco a fare questa ricerca. Oh, esiste! Sono qui per sponsorizzare il mio GDR Telegram. Ma sti cazzi, allora! Vabbè. Piacere, Carlo.
Se vuoi conoscermi. No, Bucci, se vuoi conoscermi meglio, no, sembra la bio. Meglio di no. Iniziamo con un semplice ciao all'inizio, poi vediamo come va a finire la chat. Allora, poi c'era. No, questa avevo già scritto, ma non mi ha più risposto. C'ho scritto: ciao, vedo che ti annoi perché non abbiamo scritto. Boh, mi annoio, scrivetemi. Lei mi ha scritto: sì. E io ho Sì, continuato: piacere, tizio. Poi sparita, muta. Risposta: chi è? Spero che non c'è qualcuno presente in chat, perché è stato un po' strano che mi avete detto di scrivere a questa persona e poi mi ha risposto allo stesso modo in cui ho scritto io. Vediamo un po' come risponde a questa domanda, vediamo se ci parla un po' di lei. Vediamo un po'. Perché è strano che ha risposto nel giro di pochi secondi e con la stessa modalità in cui. Grazie 20 Mars per il follow, benvenuto. Thanks for follow. Non so se sei italiano o meno, quindi dico se in italiano o in inglese non si sa mai. Perché una volta è Ciao. capitato anche uno spagnolo in chat, anzi degli spagnoli. Vediamo Due se spagnoli dicono. risponde. E se c'è qualcosa che individuo con qualcuno, che sono una ragazza nerd e mi piace il GDR. Interessante. Io adoro i videogiochi. Non a caso ho preso la PS5 per iniziare a fare live su Twitch perché mi va, no, ho scritto invece di su Twitch, ho scritto do Twitch, grazie, Portoghese, perché portoghese. ne ho voglia e in più voglio diventare influencer perché mi piace fotografarmi. Boh, l'ho detto così tanto per, non Sì. sapevo cosa mettere alla fine. Ho detto no, mi piace fotografarmi, niente di che. Poi voglio sapere, Andre, come hai fatto a sapere che ero online? O sta facendo anche lei un format del genere? Sta copiando. Vabbè, copiare. E poi ho preso spunto da un'altra ragazza che non lo faceva su queste chat, ma lo faceva su Tinder. Siccome io su Tinder, se no se mi rispondono quella volta ogni tanto, Si quindi ho rispondono detto. cose Che poi. zozze, poi ti bannano la No, risposta. quello no, quello no. Non arrivo mai a quei discorsi. Soprattutto quando faccio queste cose in live. Oh. Ah no, questo l'avevo già riscritto. Vabbè, se mi. Aspetta. Devo scrivere qualcosa per farmi rispondere. Cosa fai nella vita? Sempre se non mi aveva già risposto. Ok, no, perché questa aveva scritto una bella bio, aveva scritto questa. Allora, prima di leggere i messaggi, la bio sua è: oggi la gente ti giudica per quelle immagini che hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. E io con questa bio ho detto, ma è il momento giusto di scriverle. Allora faccio, ciao, piacere Carlo, piacere Rebecca. Mi piace tanto la tua bio, hai ragione, ma giudicare il libro dalla copertina si dice. Anche se è proprio l'aspetto esteriore che alcune volte invoglia una persona a conoscerti. Grazie Scorpius per il follow, grazie Grazie, mille. da parte sua Benvenuto, ovviamente. benvenuto, signor Scorpius. Comunque fate pure un esclamativo sub e prime in chat per chi vuole supportare il canale. Vediamo se c'è qualcuno attivo in chat. E poi mi ha risposto, è sempre l'aspetto esteriore che invoglia, ma è ovvio. Però leggendo la tua bio fa venire voglia di conoscerti meglio come persona. Ok, anni, scusa se te lo chiedo, 19, 3, 25, spero non sia un problema, no, meno male. Perché succedeva spesso che alcune volte io dicevo che avevo per esempio 20 anni,
Quella ragazza aveva tipo qualche anno in meno, o era tra i 17 e i 18 anni, e subito troncava il discorso, tipo diceva, Te la rischiavi. non solo, no, ma non volevo nemmeno rischiare perché era semplicemente amicizia. Ma poi finiva con questa ragazza che tipo fa, non sai che io ho 17 anni o 18, e trovo altre scuse per troncare il discorso. Allora da lì dico sempre sta roba. Oh, qualcuno ha risposto. Veronica, grande, come sta andando la PS5 e live su Twitch? Per le live devo ancora iniziare, ma con la PS5 va benissimo. Perché mi ha scritto in caps benissimo? Va benissimo. Sono i soldi miglior spesi della mia vita. Addirittura. Ma sì, tanto per dire. Sì, Dobbiamo flexare un po'. capito, capito, non è per forza Lo vero. so, però, siccome sono di Milano, questo personaggio è di Milano, mi far vedere che c'è i soldi. Non credo che uno che non c'ha una lira va a Milano con tutti i prezzi che c'hanno le case. Cioè, con la vita che costa lì. Esatto, il mio gioco preferito è Life is Strange. Life is Strange? Mi ricorda qualcuno presente in chat qui. Non è che qualcuno si sta fingendo questa Veronica Bianchi? Grazie Mickey per il follow. Grazie mille. Il tuo? Io ho giocato solo al primo di Life is Strange. Ma a me. No, ma adoro giochi FPS. È quel con storie non molto lunghe e corte. Lo tiriamo lì. Ah, e i multiplayer ovviamente. Perché sennò che compri a fare la PS5 se non giochi in multiplayer, che è la base, ovviamente, visto che tutti giocano in multiplayer ultimamente. Bene, questo non mi risponde più, ha visto che non ha funzionato. Vai, nel frattempo facciamo un altro giro. Perfetto, ho già trovato. Beh, la foto non mi attira molto, però vediamo se la bio attira. Adoro lo sport, amo cucinare, sono una persona molto attiva, il resto sarà solo da scoprire. Ciao, piacere Carlo. Amo le persone misteriose. Oh, okay. Ma secondo me è qualcuno che mi trolla qua, che sta rispondendo in 5 secondi. Mi puzza a me sta cosa, mi puzza. Puzza, Troppo veloce a rispondere. ho capito, ho capito. Salve Jovix, salve, come va? Ciao, Come va? Giovix. Sta rispondendo. Volevo scrivere qualche altra roba. Vengo dal gruppo. Tranquillo, tranquillo. Tra i migliaia di gruppi che ho, quindi nessun problema. L'importante è che vieni qui per passare del tempo. Ecco, Infatti ti per stai chiedendo quale gruppo di tanti. Allora, comunque, ti lascio flirtare con. Lo sapevo che era lui, maledetto, lo sapevo. Lo sapevo! Lo sapevo, maledetto! Grazie per i 2 bit, Jovix! Grazie È per i lui, 2 bit! Joyce. E grazie per il follow! L'ho individuato da quando mi ha Perché è scritto. troppo sospetto. Ma me l'ha detto lui stesso, contatta sta tizia, ma secondo te non poteva non essere lui? Trollato dal suo stesso followers in chat. Trollato dalla sua community. Maledetto. Vai, ti dedico questa song. Se riesco a trovarlo. Senza di non posso stare perché tu mi No, non ha appartiene. senso. Hai mandato un link, mi sembra, perché quei tre asterischi sono i bit, mo.
meno male che qualcosa. Ho linkato, sì, no, i link non vengono visti qui in chat perché sono bloccati da Twitch. Se me lo mandi in privato, se me lo mandi in... Ah, per i video reaction ritorneranno da settembre in poi. Perché con questo sito non è che posso condividere bene lo schermo perché lagghicchia leggermente, quindi ho deciso di fare queste cose un po' più, però non ho bisogno di molto movimento. Maledetto. E l'ho individuato subito quando ha detto Life is Strange. Si è fatto sgamare da lì. Bene. Sono stato trovato da un mio stesso follower. Lo dovevo sapere, visto che mi ha detto lui stesso di scrivere a questa ragazza. Oh, Milano City, Ha perfetto. fatto pure una clip. Però mi sa che è bisex. Vabbè, sti cazzo. Ah no, attivo un'ora fa. No, che lo faccio a fare allora se attivo un'ora fa? Questo è un maschio. Questo è interessante. Ma non ha scritto niente di che, soltanto a... Raffi, sei sicuro che non sei tu dietro a quel profilo? Allora, io mando subito un messaggio a questo per vedere se risponde. Nel frattempo, vediamo sta Natasha. Risponde subito, vuol dire che è fake. 03208. Ma che cazzo di... Ma... Sta succedendo? Si chiama Natasha, ma dalla foto mi sembra... Sembra un maschio. O semplicemente i capelli corti, boh. No, non mi chiamo Natasha, è una città di un film. Sono di Torino, etero. Sei un maschio, schippo all'istante. Data registrazione 5 agosto. 3 ore fa attiva. Oh, ha risposto. Vediamo chi è. Questa mi risponde dal 21 agosto. Dal 21 agosto che... Ah no, oggi è 21. Oggi è 21 agosto. Perché io ho scritto a questa, ste? Vabbè, la foto un attimo, un secondo. Ah, è vero, non ho più risposto io a questa perché mi aveva scritto cerco una ragazza, è vero. Posso vedere un attimo una foto, per favore? Veda, veda. È fake. Perfetto. Ok. Mi scrivo anche io, ok. Poi facciamo una bella cosa. Ecco qui. Altro. Fake. Perfetto. Perfetto. Salutate Veronica in chat. Maledetto. Maledetto. Non mi trollare mai più. Mai più. Che Più poi trollato. Dal messaggio è come sei detto tu palesemente sono io, tizio. Vai, avanti il prossimo. Allora, c'è questa Alessia che avevo scritto ma non mi risponde, quindi andiamo avanti. È difficile ricordarmi a chi ho scritto e a chi no, perché qui escono anche tutte le altre chat. Ah, già che scrive Milano è possibile che risponda. 19 anni, perfetto, non arrivano i carabinieri. Ciao. Piacere Carlo. Ebbene sì, sono anche io di Milano, ma vicino Milano, perché a Milano, Madonna, quanto odio sta chat Android, sta tastiera Android, perché a Milano ci sono i Maranza. Che non tutti sanno chi è Maranza. Oppure scrivi a chat. Non è un nickname affidabile. Andiamo subito a controllare. Chat 220. Non è un avvio. Dalla foto mi sembra una specie di Alex Mucci. Non so chi la conosce.
conosco. Bah. Proviamo a vedere se risponde. Ci provo. Link. No, ma mi deve far perdere tempo a prendere. Vabbè, ti mando il link visto che non ti fidi devo essere C'è link. reale. No, perché siccome, come ti ho detto, è privato, cioè anonimo qui col link per scoprire chi è il profilo di chi ti scrive, sempre se non ti mandano i link di altre persone. Che ci sto con il cavolo. Poi. No, perché ho sentito, ci sono i link cheat. E beh, Official Gabriel, salve, salve. Sono io. Ah, ok. Vediamo se risponde. Sono rimasto colpito dal troll. È inutile. Il troll mi perseguiterà a vita. Ok, mi sa che si è buggata la connessione. Allora, vedo un attimo se riavviando l'applicazione si riprende. Ho leggermente un leggero lag. Ok. Si mi sa che c'è un leggero lag, proprio di qualche minuto, e si riprende tutto. Giustamente io non ho la fibra, è quella cosa che mi dà sui nervi, quindi mi devo arrangiare con questi problemi tecnici temporanei. Nel frattempo, ricordo la chat, punto esclamativo social per tutti i social. Chi volesse stalkerarmi ovunque, giustamente. Giustamente, ricordiamo, non si sa mai. Vediamo se riusciamo anche ad avere un po' di gente anche sugli altri social. Mi raccomando. Ok, no, pensavo che mi aveva scritto qualcuno. Ho visto la sua storia di Connect to Me. Vabbè, se lo dici tu che è femmina, io ci credo. Senza problemi. No, perché si dice sempre è femmina al 100%, così qua, poi arrivano le sorpresine. Ma perché non te ne puoi accorgere facilmente? Quindi. O se me lo dici tu, Raffi, se me lo dici tu, mi fido di te. Mi fido. Anche se non so se fidarmi del tutto. Sono un po' dubbioso su queste cose. Ok, non so se c'è ancora Jovix in chat. Il link comunque rimane, cioè in chat viene censurato, ma rimane nei punti canale, visto che tu me l'hai mandato nei punti canale di video reaction, rimane qui. Quindi appena posso lo vedrò senza problemi. Allora, riaggiorniamo che si è ripreso un po' tutto. Perfetto. Allora, questo non mi ricordo. Ok, non avevo scritto a questa. Link, se non rispondo, va bene, ciao. Hai detto no, che quel link non te lo mando. Mi aveva risposto questa? Ah, no, no. Era il messaggio di prima, perfetto. Ringraziamo i profili bot che mi seguono su Instagram ogni giorno. Lo dice anche a me, seguono un sacco di botte. Sì, vabbè, ormai sta diventando una cosa assurda. No, Manuto, è quello che è caduto nell'imbuto. No, è proprio lui, il famoso Manuto. No, io lo voglio scrivere. Manuto, perché sei caduto? No, spero qualcuno sappia la cheat. Come errore di connessione. Mi stai prendendo per il culo. Ma mi stai prendendo per il culo? Una cosa da fare quando ci sono questi problemi, chiudere l'applicazione e riaprirlo. Ah, per sbaglio avevo riaperto. Perché ho aperto OBS per sbaglio? Ma io non lo so.
Alcune volte mi sclicco delle cose, apro le cose a caso. Tipo, mi capita alcune volte di aprire le cartelle così senza motivo. Ma meno male che non faccio crashare tutto. Quante grippo? Cosa, quante clip? Stanno grippando. Ah no, questa clip che spammo il bot è una clip, diciamo, che ho messo io in evidenza al Ah, bot, ok, non si è messo. dove praticamente io canto una canzone. Ed è la prima e ultima volta che mi sentirete cantare su Twitch. Quindi guardatevi la clip. No, io pensavo che fossero grip che stavano facendo loro in chat. E no, non credo abbia questo titolo. Allora, vediamo se si riprende l'app. Niente, mi sa che abbiamo perso la chat con Manuto. Vabbè. Chi se ne frega, il nostro obiettivo non era rimorchiare Manuto. Per adesso, eh. Poi se un giorno succederà, ben venga. Allora, abbiamo questa Francesca. Romain, ti mandate il link, grazie. Ok, così mi hai proprio stroncato. Ah, il messaggio, chi ha risposto? Cam, ma cosa vuoi? Cam. Ma no, grazie. Ho una mia dignità. No, oh, che ho scritto? Ho scritto dignità, manco dignità. Già mi ha fatto perdere la voglia di rispondere. Vai, segnala. Perfetto, elimina anche la chat. Oppure la foto da cam. Metti caso è un fake che vuole poi spacciare le mie foto. No, grazie. Adesso scrivere anche a Dilimini, è femmina ma sembra la figlia di Fantozzi. Ok, cosa si sta trasformando questa chat? Mi dissocio. Ma siamo sicuri che Dilimini non è un acronimo di Dilimello, quei personaggi lì? Ok, oh Cristo. Ragazzi, se volete sapere qualcosa, contattatemi. Vorrei fare un po' il simpatico, ma voglio stare un po' attento a ciò che scrivo. Quindi, se voglio sapere qualcosa, come mai questo Nick? Una domanda. Volevo mettere un'altra domanda, ma non volevo fare body shaming. Quindi. Oh, mi piace. Aspetta, controlliamo la foto prima, che non mi fido. Non sono fake. E se la pensate, non scrivetemi neanche. Ok. Ciao. Piacere, Carlo. E so che tu non sei fake. E beh, giustamente, citando la sua bio, poi abbiamo Torta di Panna, che c'è una bio bellissima, che è semplice, con degli emoticon, sole, mare, è un tizio che fa il vento. Cosa puoi scrivere a una persona del genere? Aspetta, c'è una canzone, aspetta, mi è venuta in mente una canzone. Un po' di sale. L'ho trovata, l'ho trovato. Aspetta, devo prendere il pezzo di il testo. Aspetta, non sono sicuro se era questo il testo. Bah, lo scrivo alla dialetto maniera. Lo scrivo in salentino. Diciamo, traduco la sua bio in poche parole. Vediamo se apprezza. No, perché una volta facendo il simpatico,
È iniziato un po' male la chat, però poi sono riuscito ad aggiustarla in qualche modo. Sono troppo favoloso. Sono stanga con la G stanga. Se non so cosa ci faccio qua, ma è cringe. Mi piace. Oling, mocca sort. Perfetto, perfetto. Sì, vabbè, Raffi, ma tutti tu conosci, stai qua. Qui c'è una lista di ragazze. C'è tipo la Ciao. lista della spesa. Ciao. Mocca mamut. Vabbè, lei ha scritto mocca sord. Io scrivo mocca mamut. G24 live, vediamo se esiste. 24 anni. L'avevo già scritta questa. Mi hai preceduto. Ci t'ho preceduto, Raffi. So che non mi ha risposto. Mi dispiace. Non risponde. Eppure non era male. Anche se c'è una bio molto semplice. Raffi, t'ho preceduto. Mi dissocio da Uccellino Mini. Mi dissocio. Mi dissocio. Non vorrei che adesso spuntano quei profili particolari. Bro, io sono pieno di donne dal nord al sud. Perfetto. È arrivato un Casanova. O se conosci qualcuna, puoi invitarli benissimo in live. Abbiamo bisogno di ragazze qui in live per fare dei format particolari, Di oltre a sicchio. questi. Anzi, avevo in mente di fare un format dove si rimorchiavano ragazze direttamente in live. Tipo quello che aveva fatto Omiatol, ma in maniera un po' più alla uomini e donne. Quindi col trash, con... Ho due risposte. Allora, chi è? Due risposte. Esatto. Eh già. Lo avevo intuito. Scommetto che sei del sud. Beh, se no non metterebbe quell'emoticon. Poi chi più mi ha risposto? Ah no, erano due messaggi di lei. Perfetto. Poi c'è Mafi 98. Conosciamoci. Perfetto. Oh, più esplicito di così. Ciao. Piacere, Carlo. Ebbene sì, voglio conoscerti. Ok, tra un po' vediamo, Raffi. La tua bio mi ha spinto a farlo. Oh, perfetto. Oh, chi ha risposto? Torta di panna. Beh, ovvio, Salento. C'è, ci ho preso, sono un genio. Con delle emoticon ho individuato che era del Salento. Come cacchio ho fatto? Sono un genio. Immaginavo. Cos'altro le possiamo chiedere? Com'è il mare lì? Beh, Blu. questo è ovvio. Adesso aspettare la battuta. Non credo fosse di altri colori. Se fosse di altri colori c'è da preoccuparsi. Allora, vediamo questa bianca 72022. Ventun anni, gamer, Roma, se mi chiamate amo, amore, non rispondo. Perfetto. Ciao. Ciao bella, fumicanella. No, questo lo devo scrivere a determinate per... Se vedo una ragazza, diciamo, con degli stemmi particolari, allora sì. Noto che anche a te piacciono i videogiochi. Se ti fa piacere, possiamo giocare sulla mia PS5 nuova di zecca. Perfetto. Ho una risposta. Torta di panna. Stupendo, tu di dove sei? Vicino Milano.
il mare lo vedo con il binocolo. Giustamente, l'unico mare che vedi a Milano sono le nebbie in autunno, inverno. Ci esiste pure Milano Marittima. Sì, però diciamo che con il periodo che c'è adesso, secondo me forse è anche peggio di Rimini, sapendo che ogni persona che va a Rimini torna col Covid. Almeno ultimamente ho letto notizie di due persone che sono andate a Rimini, sono tornati col Covid, e in distanza di alcuni giorni. Boh, è la prima volta che ricevo immagini. Ora lo vedi attraverso foto. Stupendo. Un giorno verrò a trovarti. Sembra una minaccia così. No, no. Scherzo, scherzo. Così. Ci prendiamo uno sprizzetto e poi dritti al mare. Ma come Link? No! È stato bello finché è durato. Vabbè, se vuole il link, te mando il link, nessun problema. L'unico problema è che ogni volta devo fare questo problema. Oh, affare fatto, ha detto, perfetto. Perfetto. Buono, buono. Perfetto. Appena posso, prendo l'auto. Anzi, no. Siccome, ok, ho 25 anni, però non sono influencer affermato, quindi non c'ho i milioni ancora, non c'ho i miliardi. Quindi le auto di lusso non potrei prendermele. Quindi. Ah, ok. Prendo l'aereo. Aspetta. L'aereo. E vengo. Rimaniamo nel mistero. Quando sarà, sarà. Madonna, questa mi risponde. Da oggi pomeriggio, cioè, Sì, ha aspettato, non so, un bel po' di tempo per rispondermi. Il 3 agosto scrissi: ciao, piacere Carlo. Poi non mi ha risposto, mi ha mandato uno smile. E lei mi fa: ehi, simpatica la tua bio, modestamente, perché non abbia scritto: sono simpatica perché mi segnalate. Ma boh, siete simpatica. Allora, non vuole risposte come ok. Quindi. Di dove sei? Giustamente, le prime domande si fanno. Classico, classico. Mi trovi qua fino a ottobre. Perfetto. Così prendo il mio. Sì, così inizio anche a fare live su Twitch con il mio cellulare. La prossima ragazza scrive: vi garantisco che ci saranno momenti difficili, garantisco che ad un certo punto uno di noi o entrambi vorrà lasciare tutto, ma garantisco che anche se non ti chiedo di essere mia, me ne pentirò per il resto della mia vita perché so che nel profondo del mio essere che sei fatta per me. Aspetta, piano piano, se vi mando subito questo messaggio, o chiude, tronca la chat, oppure non so come potrebbe andare a finire, non mi Oh, segnala grazie Raffi, direttamente. questa mi serviva. Lo manderò appena ci sarà il momento opportuno. Devo andare grado per Io grado. ne ho proprio bisogno. Non sapevo che anche tu eri alla ricerca di ragazze da No, rimorchiare. no, no, io volevo fissa, solo con una fissa. Ah, ok. Uno Non si chiama niente Tetesca. trolling. No. Tetectas. Ma che cazzo le nickname si mettono? Poi c'è, vabbè. C'è questa Giulia. Buono, buono.
Se ti va, se, già che mi metti Instagram, so già che vuoi raccattare followers. Mi sa che tra influencer e influencer non andiamo d'accordo perché ci facciamo la guerra. Non rompete queste chat 8, che grazie. Bucci, non voglio fare chat 8. Quindi, ciao. Piacere. Cavolo. E anche io odio le chat 8. Quindi sono il tipo di persona che va bene per conversare con te. Perché se dicevo direttamente con te le capivo un'altra cosa. Conversare ovviamente, prima col conversare. Io ho fatto colpo con la mia ragazza. Può essere che con la tua ragazza hai fatto colpo. Se ce lo faccio io, mi mandano a quel paese direttamente, mi mandano. Mi segnano anche la polizia postale, quindi io voglio evitare di andare incontro a queste robe. No, LGBT no, grazie. Non tocchiamo quelle persone. Mi annoio facilmente. PH Lavia, se si carica l'avvio, grazie mille per fare i tuoi lavori di connessione. Non facilmente, evitate di essere banali per favore, stupitemi. Potrei inviargli il messaggio che mi ha detto Raffi. Però non mi sembra ottimo come primo messaggio. È parente ad una zucchina vista che ha una foto viola. What the fuck? Allora, scrivo prima questa. Piacere Carlo. E far sentire al proprio agio la persona con cui sto parlando. Vediamo questa cosa. Dici che tu hai detto che parente è una zucchina. Vabbè. Fujiko 666. Ma che cazzo? Sembra uno che si va di sostanze. Mi dissocio. Io mi dissocio. Non è molto affidabile. Poi, SheR sicuramente non è eterno. Italy, gattini, miau miau. Mandate link, Gemini, Capricorn, Ariel. Perfetto. No, grazie. No, grazie. Preferisco parlare con altre persone, tipo, mi ha scritto link, non rispondo, quindi grazie. Baby girl, se mandate il link, appena mi iscrivete sarete gentili. Basta con sti link. Oh, questa sì. Mi piace il cinema, il mare e il blu. Sono qui per incontrare persone con i miei stessi gusti. Ciao. Sono Carlo e amo anche io il cinema e tutto ciò che. No, aspetta, devo scriverlo meglio. Ciò che circonda il mondo della creatività. A posto, ti ha risposto torta di panna. Come hai fatto a capire la mia bio? È stata una cosa a prima vista. Mi ha ricordato quelle frasi. Cioè, io sono riuscito a individuare la traduzione della bio, ma io boh. La mia testa va proprio questa. Sei il meme Blown My Mind, quella. Scrivi a Gintonic 28. E voglio sapere come fai a sapere tutti questi nickname. Gintonic 28, che è anche carina. Salvare. Non segnalatemi di nuovo, vediamo tutti, mandate il link. Vedremo, Ciao, signori. piacere, Carlo. E
ti puoi fidare di me. Non sono il tipo di persona che segnala facilmente. Perfetto, perfetto. Vediamo se questo funziona, questa tecnica. Eccomi qua, eccomi. Si sente il microfono? Sì. Allora, mandiamo il messaggio, vediamo se risponde. Abbiamo altre risposte, sempre da lei. Sì, l'avevi già sentita? Ovvio. Anche se me la ricordavo diversamente. Oltre queste tre frasi. L'ho scritta questa. Vedo che anche Raffi allora gironzola su quest'app. E Esperto, esperto. beh, che esperto di lui. Io se provo quest'app è soltanto per content, non è che provo veramente a cercare persone. A sto punto o c'è Instagram o ci sono altre... C'è Tinder quando funziona, che non sempre funziona. Allora, prossima gente a caso. Allora, Valentina ha già scritto... Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Perfetto. Adoro la tua bio. Hai perfettamente ragione. Così almeno attiriamo attenzione. Poi abbiamo Sole 21. 21 fidanzata, c'è un po' di compagnia nel tempo perso quando non studio. Allora, chiariamoci, non uscite in chat i doni di mamma. Tanto meno non mi chiedete foto, per quello esiste off. Le Di fans. off ne parleremo lunedì perché abbiamo una notiziona di off. Una notiziona. Ciao. Piacere Carlo. E sono in cerca di amicizia. Io sono lì per far cadere le donzelle sui miei piedi. Arafi. Ecco, ma nemmeno Don Vito fa cadere le persone sui piedi. Mi piace giocare a pallavolo e viaggiare. Se pensate a fake, non scrivetemi neanche che non perdo tempo. Scrive a sta cubana, si chiama PPP876. Chi è che si chiama PPP? Mi sembra un'altra roba a me. Ciao. Vedo che ti piace la pallavolo. Allora, vediamo questa qua. 876. No, ho dimenticato una P, mi scusi. Ma come l'hai dedotto che è cubana, prima di tutto? Così Seconda a Q. naso. Ah. Vabbè. Ciao. Piacere, Carlo. E vorrei conoscerti. Non ci chiamo la bio, volevo dire dalla bio non si deduce molto, ma meglio evitare. Meglio evitare. È un maschio o una femmina? Ok, ho visto troppo. Meno male che ci sono i tag. Meno male che ci sono i tag. Stavo per scrivere a una persona particolare. Ok, vediamo quest'altra. Alice 18, Instagram, ok. Già che scrivi Instagram. Non sei interessata a scrivere in questa chat. Alessia Hub. A me ricordo un'altra cosa, a me ricordo un'altra cosa.
Ho già capito. Vediamo. Allora, ha detto che nelle ultime foto. Ah, non sono io nelle foto. Vabbè. Infine, non ho bisogno di mettere foto della mia faccia. Non sono qui per essere approvata da qualcuno o trovare l'amore. E che cacchio ci sei scritta Alla qua, ma. carne. Cos'è, una mucca? Mi dissocio, ovviamente. Attenzione. Veronica. Veronica 18 Abruzzo, non voglio vedere. Perfetto, perfetto. Io sono. Grazie per il ride, Raffi, grazie mille. Ciao. Piacere, Carlo. È tranquilla. Non sono il tipo di persona che ama che manda foto a gente a caso. Sono qui solo per conoscere gente. Beh, stiamo scarseggiando qua, che è successo? Vorrei scrivere un'altra cosa, volevo vedere se questa mi risponde ancora. Ma scriviamo semplice, vediamo quanti anni c'ha, così capiamo un po' l'andazzo della chat. Le patatine fritte. Interessante come nickname, però di B non mi dice nulla. Quindi potrei scrivere. Adoro, no, ma lo sai che anche io adoro le patatine Le patate. fritte, ma quelle del Mac, perché amo i cibi. I cibi grassi. Allora, tre risposte da potrebbe essere ok. 25, ovviamente, perché nell'età avevo messo un'età di 25. E so che ah, ok, bene. Però non ha detto come si chiama, quindi vediamo se non lo dice questa volta come si chiama. Visto che c'è un nickname abbastanza assurdo, Amy. Bel nome. Vediamo questa. There is nobody. No, aspetta, che cacchio ho scritto? Ah, dare us, manco dare is. Se mi fai. Allora, non è un avvio, quindi. Già iniziamo col piede sbagliato. Però dai, da quanto è che non è online? Da 9 minuti, perfetto. Piacere, Carlo. Adoro, no, mi piace il tuo nick. Semplice. Spero che riesca a catturare l'attenzione. Grazie. Anni, ma esce che minorenne questa, io chiudo tutto. Attenzione, io ho paura della risposta adesso. No, 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 no. Anche se alcune volte ho cercato di far finta di nulla, però sono troppe minorenni in questa app. Troppe. Alto, bei capelli, sbarbato, no piercing, no tattoo.
Ancora meglio sa nuotare e rispecchi il mio fototipo. Perfetto. Ciao. Piacere, Carlo. Vorrei diventare influencer nella mia vita. Cos'altro ha scritto allora? Scusa una cosa, come si chiama Cosa? l'app che stai utilizzando? Connect to me si chiama, cioè l'app della chat. Ok, Non mi perché me l'hanno piacciono chiesto. i piercing e non piacciono i piercing e i tattoo. Beh, no, non ha risposto nessuno. Avevo visto male. Avevo visto male. Oh, no. C'è scritto 15 anni qua, no. Se non ti risponde la ragazza di prima, si chiama Boh a caso 00 e campana lei. Boh a caso 00. Ah, l'ho scritto il 3 agosto, non mi ha mai risposto. Mai risposto e credo che mai mi risponderà. E praticamente stiamo scrivendo più o meno le stesse persone. Questo avevo scritto, mi ricordo, Francesca 1800. A me sì, ma ah no, vabbè. Vabbè, chi mi risponde, risponde. Cioè, dimmi un Raffi, ci problema. hai scammato. È bello che, no, diciamo che a me, non, io il 3 agosto ho scritto il messaggio, quindi se non mi risponde, non mi ha risposto dal 3 agosto. Sicilia, 21 anni, link. Ma puoi anche aspettare. Grazie per il follow Lunar IPV4. Aspetta, ma io sto Lunar l'ho già sentito, non è che c'è il doppio account sto Lunar. Una risposta, oddio. Posso avere il link per favore? Certo. Non ho nulla da nascondere. Io ho scritto il 18 agosto. E può essere che in quel periodo non era online, non ha notato, o l'hanno scritto talmente in tante persone. Ok, questo è il link, se ti piace. Nessuno mi ha fatto domande sul cognome per adesso, di quelle che ho scritto. Ed è strano sta cosa. Nessuno ha citato ancora E il poi cognome. No, perché appunto il non è stato cognome sospetto. è positivo, super positivo. Ti ringrazio di nulla. Non mi piace che ogni volta devo mandare il link a le persone a cui scrivo, sono abituato alle chat aperte e non anonime. Oh, ma fatti il sorriso, vuol dire che è positivo. Secondo me qualcosa di positivo c'è. Secondo me sta facendo copia e incolla perché l'ha scritto. Secondo me è una che non c'ha voglia di scrivere, prende i messaggi già fatti, è buona. Cioè, scrive le stesse cose anche a me. Vediamo come risponde a questo, perché non credo che nessuno. Cioè, credo che sia l'unico ad aver scritto una cosa simile. Vediamo se risponde bene, se non risponde, vuol dire che fa copia e incolla. Perché c'è uno che si chiama Ascolto gli sfoghi? Cioè, c'è gente frustrata che gli sfoga. Questo c'è il tag Milano, già che c'è il tag Milano è perfetto. Non è più perfetto.
Ho letto un tag che non attira molto la mia attenzione, però dalle immagini mi sembra una donna. Non mi sembra. Uno, due, sembra una donna. Io pensavo fosse un aquilone. No, perché nel tag ci ha messo il tag. Prossima volta gli dico invece di fare copia e incolla, non lo stampi. Non sarebbe male, però non vorrei ci rimane male lei poi. C'è uno col tag Twitch. Vabbè, ritroviamo di nuovo. Mannaggia Cardarella che non mi risponde, maledetta, maledetta, che mi risponde, mi ha risposto oggi. Sì, ma non canso cantare. Che lingua è? Ha scritto non canso cantare. Ho scritto una traduzione, ma non mi ha più risposto. Non so che lingua è. Poi c'è questa che si chiama Scusa una Chiara cosa, Volga. l'app Connect to Me può andare bene Sì. su tablet? Cosa? Può andare bene su tablet questa app che stai utilizzando te? È per Android, sì, e io uso l'emulatore per Android, Ah, appunto. sì. Come Allora, una noiezza. ciao, piacere, Carlo. Stavo per scrivere Luca, non so come. Amici, piace giocare. E adoro i videogiochi. Non so cosa intendi tu con piace giocare. Ha scritto piace giocare nella bio, io posso capire tante cose. Giocare in tanti sensi. Francesa 123. Sì, ma mi vuoi trovare qualcuno di decente? La Lesbo mi trovi, ma non rispondere a me e poi mai sta qua. Ma a che gente vai a contattare, Raffi? Ma io non lo so. Ci manca solo che mi scrivi i nickname dei maschi e facciamo prima. Elena. Però non ha l'avvio. Senza avvio io non ho quel punto d'inizio. Questo è interessante. Cerco compagnia e soprattutto disperato ho bisogno di amiche e amici. Amo leggere, scrivere, dipingere, suonare il pianoforte. Trovato, trovato. Ciao. Disperato, insomma. Piacere, Carlo. E ho letto che suoni il pianoforte. Adoro le ragazze che suonano strumenti musicali. Vai, la freccia l'ho tirata, vediamo se colpisce. Mi viene in mente una battuta, però evito di dirla. Va bene, non sapremo mai questa battuta. Ah, questa è giocatrice di volleyball. Perfetto. Ti andrebbe una partita a pallavolo solo io e te? Beh, lo dovevo tirare un messaggio del genere. Invece di essere semplice, ho dovuto tirare una frase del genere. Vediamo solo se risponde. Questa qua mi ha molto incuriosito invece, perché già ha scritto Sicilia. Anni, boh, non si sa. Dai 10 in su sicuramente, perché ce l'ha censurato. Però gioca a pallavolo. Questo è poco ma sicuro. Ciao. Piacere, Carlo. E so che non gli chiede, ma sono curioso di sapere la tua età. Vabbè, mi sembra ovvio. Marica 97 FR è online. A 96 FR. No, è senza la K. Sì, perfetto. 96. 24 anni napoletana. Già che leggo napoletana mi viene in mente una frase, però. Beh, dai, non è male. Allora, dobbiamo trovare. Allora, l'ultima volta che scrissi una canzone napoletana
in chat finì un po' in maniera squallida. Tipo gli scrissi bambola col fisico perfetto. Gli scrissi quel testo e rimasi un po' cringiata. Quindi questa volta. No, dai, meglio di no, meglio di no. Ciao. Sono Carlo. Vediamo un po' che cosa c'è scritto. Quanti tatuaggi ho? Ho 39. È noto che abbiamo quasi la stessa età. La prima cosa che ho notato, cioè, sperando che mi risponde, perché è un orario un po' particolare per rispondere. Allora, questo avevo scritto e non mi ha risposto, perfetto. Questa qua avevo. No, qual era? Vediamo qui. Qui per esperienza effimera, grazie agli invidiosi mi hanno fatto bannare. Come mai ti hanno bannato? Sì, bagnato, certo. Ti hanno Magnate. bannato. Di solito rimuovono gli account inutilizzati. Non è che è il tuo caso e pensi sia stata bannata da altri? Vedi se è maschio o femmina, si chiama Adama082. Adama. Adama Cannon. Sì, potrebbe essere un parente. Boh, dalla foto non vedo. Aspetta, vedo soltanto dei piedi. L'avvio con i piedi. Chi mi offre il Mac? Qualcuno vuole piedi. Cosa? Qualcuno chiede 10 euro. Compagnia, beh, è maschio o femmina? Secondo me, qualunque so sia, non ci voglio parlare. Piedi, no, grazie. Oh, Federica Cavalli, perfetto. Mi chiamo Federica, sono di Roma, ma abito a Milano. Perfetto, trovato la persona giusta. Ciao, piacere, Carlo. Tu dici che è fake? Ma non lo so io questo. Non lo so se è fake o meno. Io ci ho provato comunque. Allora, mi ha risposto Marica. Bene, bene. Ho 25 anni. No, volevo scrivere, non so se si nota, ma poi ho capito, ho ricordato che lei mi vede anonimo, quindi. È perfetto di così. Mi hanno segnalato perché non volevo vedere. Oddio, oddio, che schifo certa gente. Sta foto è come fai a sapere che è presa da internet sta foto? Hai fatto tipo ricerche come Catfish, quelle robe lì, ti sei messo a fare ricerche per immagine? È probabile, è probabile. Che schifo certa gente. Io non sono quel tipo di persona. Voglio semplicemente fare amicizia. E poi da cosa nasce cosa?
Almeno che è photoshoppata. Non l'avevo notato perché giustamente io non noto queste cose, visto che anche io, come vedi, non sono io, quindi è più ovvio di così. Quindi do poca importanza alle foto per adesso. L'importante è che rispondono. L'importante è che si crea una chat. E questo è anche un modo per, diciamo, allenarmi per contattare qualche ragazza in futuro. Giustamente. È un modo per tenermi in allenamento con le frasi, con ciò che scrivo. E per creare contenuti anche. Giustamente. Giustamente. Comunque ricordo alla chat che la sub costa 3,99, quindi fate il vostro dovere, supportate questo canale. La Sarda, allora. Bene, la Sarda ha smesso di funzionare. Milano, scrivetemi su Instagram, qui non rispondo. E allora, che cacchio? Grazie al ca. Poi. No, questo è 2001, no? Almeno. L'abbia c'è scritto 2001, dalla foto È voglio. maggiorenne comunque. Sì, però volevo vedere. Boh, perché dalla foto mi sembra più grande. Devo essere sincero. Vabbè, dai. Aspetta, no, ha scritto solo. Sono lesbica, solo ragazze, niente. Non vuole ragazzi. Però ha risposto Linda. Hai letto la mia bio? Certo. Perché? Scrivia alla Xbox è della provincia di Venezia, è classe 97. Se lo dice Raffi, subito. Da fidarsi. Da fidarsi. Beh, fidarsi, oddio. Ah, proprio ha messo il nick di Xbox. Perfetto. Gioca a Warzone. Alo. Perfetto. Vuol dire che questa è azzeccata. Ma perché ha scritto? Ma le chiappe degli eschimesi sono i glutei. Non ho capito. No, ha fatto la battuta con le chiappe degli eschimesi. No? Ciao, piacere, Carlo. Vedo che tu giochi su Xbox. Io ho comprato recentemente la PS5. Se ti dice così, però. Come la devo scrivere? Ah, ha risposto Linda, così. No, buci, vediamo se ok, no, c'è scritto. Cosa fai nella vita? Io per adesso perdo tempo nei social cercando di diventare influencer. Vediamo un po'. Dai, ultimi minuti per scrivere nelle chat. Questa mi sembra che l'avevo scritto, però non mi ha risposto. Lucia Baena. Madrid, Spagna, sì, vabbè. Sì, questo è spagnolo, lui, dall'altra E che parte. la devo scrivere? Essendo solo italiano. Mi chiamo così. Siamo una coppia. Siamo? Ah, ma allora. Vabbè. Ho risposto Giada, buono, dai. Quando vuoi facciamo 1v1 su COD. Si può fare 1v1 su COD? Boh. Ma sì, dai, facciamo 1v1 su COD. O quello. Tengo la No, 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 vabbè, ultima. la canzone, la canzone. La canzone.
o quello che vuoi tu. Meno male che non ho letto e non ho No, finito non l'ho nemmeno scritto per la frase. intero. No, lo so che non è scritto per intero, ma la mia mente indulgeva a finire la frase e non l'ho finita per fortuna. Scrivi a Bresaula e che cacchio di nickname è Bresaula? Buona Ehi, la brusa. va. Amo Bresaula mozzarella, not Santa Tachipirina, ascolto rock e K-pop, sono fidanzata con un ragazzo stupendo, fan romantica, ho gli occhi verdi. Qualsiasi età puoi scrivermi, PS, quindi... Grazie, è stato bello, è stato bello, ma no, a 15 anni non voglio i carabinieri che vengono a trovarmi. Meglio scrivere a questo che ha scritto risorneremo e risorneremo. Ha detto. Ha scritto risorneremo. Ok. Ciao, piacere, Luca. Sei Lu perché ho detto Luca? Non mi chiamo Luca nel sito, ma non Carlo, lo so perché oggi la fissazione con un certo Luca. Valeria 2005, Carlo. Ah. sì, 2005, facciamo due calcoli. No, Un mi mio sa che è fan minorenne. ha chiesto se vuoi fare casino online. Chi? Casino Un mio fan. online? Non lo so perché a breve, appena finisco di fare la live, dovrei uscire in teoria. Verso quella esci più o Però meno. quando volete, io il pomeriggio che sono libero posso partecipare alle live, posso, che ne so, giocare online o a COD Mobile c'ho anche Brawl Stars, no, Brawl Stars, Brawlhalla, se volete fare una partitina goliardica. Io basta che mi iscrivete nei social e ci si mette d'accordo. Allora mi ha Capito, risposto, ah, ci sta, dai. Perfetto, perfetto. Anche se io non sono ai livelli di Power. Spero sappia chi è Power. Io aspetto un tuo link. Ok. Tenga il link. Mi ha scritto Simo, ciao. Piacere. Carlo. Gianfredo. Cos'altro? Amo il cibo, perfetto. E anche io amo mangiare, ma non come Adam Richman, Ah, quello ho capito chi è. quello di Man vs. Food. Volevo citare un'altra persona, ma siccome è appena morta, meglio non citarla, cioè, giustamente, poraccio. Meglio di no. Il tizio Allora, proviamo praticava. con l'ultima. Sia Rina 3. Con una scarpa Totorina. come bio. Allora, la scarpa come bio, che te devo scrivere? Boh. Bio molto sobria. Vedo. Va, vediamo se questo attira la sua attenzione. Se no, è stato bello finché è durato, ovvero È stato un nulla. piacere ospite, avere ospite. Vabbè, no, a quei livelli non arrivo. Non sono così, come posso dire, non dislessico, ma ignorante nell'italiano, ecco. No, è una battuta, è una citazione. Lo so chi è citato, lo so benissimo. Il grande, il vate d'italiano. Poi abbiamo, questa l'ho già scritto. Se mi risponde, mi fa un piacere. Poi abbiamo questa Giulia. Ah, no, no, abbiamo una risposta. Prima delle risposte. Oh, Linda ha scritto: soldi, ah, quanti anni hai? 25. Quanti pensavi avessi?
Oddio, scrivi a Coscia Lunga. Che nickname è Giovanduna Coscia Coscia Lunga? Lunga. Può essere che lei. Nella foto 15. Nana. Sembra. Ma non lo è. Vecchio. Ma come vecchio? E poi ho scritto ciome invece di come. Ma come vecchio? Sono ancora giovane. No, mi ha dato del vecchio, maledetta. Mi ha dato del vecchio, non si fa. Non si fa. Maledetta. Allora, vediamo se risponde qualcuno. Se non risponde, si chiude la live. Così per. Perfetto. Posso dire che queste live con ospiti vanno abbastanza fluidi e questo mi piace. Mi piacciono quelle Porco live che schifo, lo squallo, mi piace. scorrono tranquillamente le live senza problemi. Allora, io ce l'ho qui accantonato la chat. Se risponde bene. Vedremo se prossima settimana continuiamo a fare questo format. Preso anche il format del milionario, in caso troveremo altri ospiti. E io ricordo comunque di seguirmi nei social se non l'hai fatto, di supportare la live. E io ricordo che sono in live da lunedì al sabato dalle 21 alle 23, quindi domani non sono in live, ma se riesco metterò delle repliche, ovviamente, perché non mi piace tenere il canale vuoto. Abbiamo una risposta in chat. Dai, sei tanto più vecchio, hai le foto da giovane per imbarazzare le ragazzine. Non è vero. Non è colpa mia se ho 25 anni e ne dimostro 15. Ok. Ha risposto Simona. Vediamo un po'. Anni. Ok, non ha capito la citazione ad Adam. Perfetto. Ottimo. Perfetto. Ah, questi giovani di oggi. Vabbè. Io ringrazio Gabriel per essere stato qui, Grazie a che è te, saluto difficile tutti. Un trovare ospiti e finalmente qualcuno saluto a tutta la che si è chat, a quelli che accettato. hanno guardato la live finora, a quelli che guarderanno la live dopo. A tutti quanti. Grazie mille. Allora, io vedo, ma sai che facciamo un bel ride al grande. Del web, sempre se è online, vediamo. Non è più online, mi dispiace. Risultava online, e invece nulla. Volevo fare un raid a un grande personaggio del web, in realtà no, non posso perché? Perché mi ha preso per il culo qui. Risultava in live, in È realtà non è online. scammato. Vabbè, vediamo qualche altra persona. Che qui tra migliaia di persone che segue è difficile. Allora, no, questa non è italiana. Sarebbe bella per una spagnola, però. Oddio. No, questa ne ha troppi. Questa è la scelta più difficile. La scelta di raidare una persona. Perché a primo colpo mi verrebbe in mente persone con tanti spettatori, ma poi penso, giustamente, facciamo a chi ne ha di meno. Allora, forse ho trovato. Vediamo un po' com'è la sua live. No, forse ho trovato. No, mi sa che questa è. Non è. Non sa ancora streamare perfettamente perché ho visto una cam spenta. Allora. Vabbè, dai. Facciamola questa anche se c'ha 200 spettatori, ma facciamola.
È l'unica più decente rispetto agli altri. Detto ciò, noi ci vediamo. Se volete venire domani per la replica, ben venga, se no ci vediamo direttamente lunedì con la live, in tal caso. E lunedì parleremo comunque di news, di notizie. E parleremo sia di Twitch che di un sito molto importante, ovvero OF. Bene, mi sa che non posso fare raid a questo canale. Perfetto, non posso farlo. Perché mi dice che è al canale solo per followers. E quindi. Mo so fregato. Allora, facciamo a. Allora, c'è questo. Allora, se non mi si bugga qui Twitch, perché per scorrere ogni tanto si bugga. Vai, ho trovato questo a cazzo. Se vi piace bene, se no oggi non c'è tanta gente decente da raidare, di piccoli streamer. Quindi vi tocca il primo che ho trovato. Oh, ma lo fa. Hai già un raid in corso. Mi si è buggato ma la barra. C'è la barra buggata adesso. Non mi esce il raid. Allora faccio una cosa. Ricarico la chat. Qui ricarico. Vedo se riesco. Il raid è la cosa più difficile da fare. A mio parere. Vediamo se adesso me lo fa fare. Oh, me lo fa fare adesso. Era semplicemente buggato la chat. Non mi usciva la barra per avviare il raid. Quindi, detto ciò, ho detto tutto quello che dovevo dire. Noi ci vediamo lunedì. E mi raccomando, siateci dalle 21 alle 23. Tanto avete il coso in basso, nelle info c'è cioè il timer. Quindi, e se riesco, pubblico anche qualche storia su Instagram. Col timer della live, quando mi ricordo, perché non sempre mi ricordo. Ci vediamo, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Vediamo un po' se ha fatto e ha fatto.